l'angolo di una stanza abbandonata o la decadente fermata di un pullman. Non è conseguenza di una corrente della fotografia contemporanea che influenza il nostro modo di fotografare, ma è una narrazione scaturita da un percorso profondo di conoscenza e di ascolto dei propri bisogni. Domenico Mendicino, diplomato in arti visive e discipline dello spettacolo presso l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, è docente di fotografia e opera nel settore della fotografia artistica. Io sono molto felice di essere qua con lui, perché oggi presentiamo il suo primo lavoro fotografico letterario, lo definisco, che è Nel silenzio, è questo libro qui che vedete. Allora partiamo subito, Domenico. Nel silenzio, il silenzio può diventare una forma di comunicazione, paradossalmente, se pensiamo che invece quando si fa silenzio non ci sono parole tra due persone. È vero, assolutamente. Il silenzio, come l'ho interpretato anche io nel mondo della fotografia naturalmente, è proprio questo, cioè nel guardare le immagini io ho percepito, perché poi anche il titolo è venuto con il tempo, ho percepito questa forma anche di silenzio, che era un silenzio che a me parlava tantissimo, quindi anche una ricerca che ho fatto su me stesso, che poi è quello che fa anche ogni fotografo, cioè ricercare nel suo passato e tirarlo fuori poi nei suoi lavori, quindi far uscire fuori quello che è anche una ricerca antropologica su se stesso. E quindi penso che Nel silenzio sia, per quanto mi riguarda, uno dei lavori che per me sono più importanti, perché ritengo che con la fotografia sono riuscito a raccontare i miei di silenzi. Quindi Nel silenzio ho voluto che ci fossero dei racconti sul nostro passato, ma non voglio che, perlomeno non, quello che mi aspetto non è che le persone vedano quello che è stato il mio di silenzio, ma in ogni fotografia a me piacerebbe che ogni persona nel guardarlo raccontasse il suo di silenzio, quindi si fermasse un attimo, no? A pensare a cosa nella sua vita li ha portati a diventare le persone che sono, un po' la finalità anche del libro, che è questo. Raccontare, quindi ideare, pensare ad una storia da leggere, generalmente nel mondo comune del lettore riguarda un romanzo, riguarda un saggio, un giallo, un thriller, no? Quindi un genere letterario ben specifico. In questo caso i racconti sono intervallati da fotografie, cioè praticamente ciò che parla è la fotografia stessa, quindi la foglia, il ramo dell'albero, un letto disfatto, un telefono vecchio stile, uno specchio, possono essere tante cose. Hanno un comune denominatore, che è quello della profondità. Se sfogliate, quando lo farete appunto, il libro di Domenico, vi renderete conto che ogni stanza ha un dettaglio, ogni paesaggio ha un qualcosa che richiama comunque alla profondità del silenzio. Ecco, questa operazione, raccontare attraverso la fotografia, quanto è difficile? Non è un passaggio molto semplice, nel senso che c'è bisogno di innanzitutto avere un'educazione anche all'immagine soprattutto, e poi è l'assemblamento delle immagini, perché oramai la fotografia non è la singola foto che racconta, ma è un insieme di fotografie, quindi cercare anche di creare un collegamento da un'immagine all'altra, che può essere un collegamento di immagini come può essere un collegamento di colori della fotografia stessa, quindi è un passaggio abbastanza complesso, ragionato. È un passaggio che ha bisogno di molto studio, anche di molta lettura, quindi leggere, vedere di libri di fotografi più importanti, capire qual è il loro pensiero e capire anche, sfogliando di pagina in pagina, cosa ha portato a collegare, a mettere quella fotografia in quel posto successivamente all'altra. Perciò quello che io consiglio anche è quello di guardare tantissimo, cioè fermiamoci, osserviamo le immagini, osserviamo le fotografie, anche se siamo in un periodo storico in cui le immagini sono, noi siamo invasi da immagini, però quello che io consiglio è proprio questo, cioè di fermarsi un attimo, di fermare il proprio tempo, di guardare le immagini, di sfogliare, di leggere anche quello che è il pensiero del fotografo, capire come è arrivato a quella lettura, come è arrivato a quel collegamento e come è arrivato poi a quel pensiero e la pubblicazione così anche di un libro fotografico. Il curatore del progetto fotografico di Domenico Mendicino è Francesco Grano, che saluto perché lo abbiamo collegato qui insieme a noi. Buongiorno Francesco. Definisce questo libro un viaggio tra i luoghi della memoria, in quei posti ora vuoti,
privi della presenza umana, ma non per questo epurati dagli echi di storie vissute, che nel silenzio dell'abbandono diventano udibili, percettibili, vivi. Francesco, vorrei che definisse un po' questo concetto, perché ne abbiamo parlato anche poco fa, il silenzio che invece esprime tante parole. Certo, il silenzio, ecco, nella sua assordità, nel suo non produrre rumori, invece ci parla abbastanza, ci parla più di una vera e propria conversazione. E quello che è riuscito a fare Domenico, appunto, cristallizzare degli hic et nunc, dei qui ed ora che traspirano, vivono in memoria del passato, non fanno altro che, attraverso il silenzio, parlarci di storie vissute, di ricordi, di intimità del proprio passato. E la cosa fondamentale del progetto fotografico nel silenzio di Domenico è che, appunto, come si diceva poc'anzi, prima bisogna riflettere, ancora prima di fotografare, e solo così noi riusciamo a codificare quello che è il contenuto del nostro messaggio verso il nostro fruitore. E appunto nel silenzio ci permette di ragionare, di fermarci, di riflettere, e in questo modo noi riusciamo a capire tutto ciò che Domenico, attraverso i suoi scatti fotografici, ha voluto comunicarci, ossia un retaggio del passato misto a nostalgia, ma al tempo stesso pieno di una personalissima poetica. E questo è molto bello. C'è una scelta stilistica, Francesco, in quello che ha fatto Domenico, a mio avviso. Intanto partiamo dalla copertina del libro. Al tatto, e lo posso affermare, è molto vellutata, è come se fosse una carta simil velluto, ed è piacevole, molto tattile, quindi la prima sensazione non è quella del silenzio, in realtà è quella di una piacevolissima sorpresa. C'è una scelta stilistica ben precisa nel libro di Domenico. Francesco, qual è lo stile che segue? Lo stile che segue soprattutto è quello dell'adozione dell'analogico. Infatti tutti gli scatti realizzati da Domenico per questo progetto sono stati realizzati su pellicola analogica, e questa è una cosa importantissima nel XXI secolo, perché Domenico ha deciso di intraprendere una strada lontano dalla fotografia digitale, lontano da quella post-produzione che a volte rende le fotografie ai limiti dell'iperreale. E questo non ha fatto altro, anche in casa editrice, che plasmare su carta le foto di Domenico, creando un excursus, un percorso equalitativo e esistente, esistenziale, esperienziale al tempo stesso, in modo tale da rendere le immagini su carta, come a dire, quasi vive, quasi palpabili, percepibili, nel momento in cui noi prendiamo la copertina del libro o magari sfioriamo le pagine in cui sono rappresentate le foto di Domenico, sembriamo quasi di immergerci in vivid, come si dice in termini giornalistici, lì nel mezzo degli scatti di Domenico. E questo non fa altro che trasmettere a noi il vissuto di quelle fotografie create da Domenico, e al tempo stesso noi ci arricchiamo di questa sua scelta dell'analogico, perché è scelta di qualsivoglia arte e qualità, per citare Derrida. Una scelta dell'analogico, Domenico, che ricade proprio anche nella scelta del materiale cartaceo da cui è composto il libro, perché generalmente quando si parla di fotografie ci si aspettano libri anche in una carta plastificata, che mettano in risalto la fotografia con dei colori più intensi. Perché la scelta invece della carta pura? È come se stessimo toccando un romanzo, quindi delle parole. La scelta nasce naturalmente da quello che è il mio percorso in analogico, quindi cosa ho fatto? Cioè, ho voluto raccontare questo percorso, racconto fotografico, con la pellicola, soprattutto perché quella mancanza di pulizia, secondo me, lascia anche più spazio all'immaginazione. Cioè, chi guarda le fotografie non ha un'immagine perfetta, nitida, come la può dare il digitale. Quindi ognuno di noi abbiamo più spazio nella nostra immaginazione, come ho detto prima.
E la scelta della carta aiuta proprio questo che è il mio percorso, cioè l'analogico con questa tipologia di carta che ho utilizzato, che è una carta opaca, sottilissima, e accento ancora di più quello che volevo uscisse un po' da questo, per questo racconto fotografico. Ed è anche bello, il motivo per cui ho scattato di analogico, è anche bello il fatto dell'attesa, cioè quello che ora noi siamo abituati a vedere, cioè a scattare e a vedere subito, ora con l'analogico invece abbiamo sempre quel momento, quel percorso di tempo che passa tra lo scatto e tra vedere il risultato finale, che è qualcosa secondo me di magico più profondo, soprattutto perché è l'attesa, quindi la voglia di vedere quello che è il risultato finale di quello che è lo scatto fotografico. E in questa attesa possono subentrare dentro di noi anche dei cambiamenti che ci sono dal momento in cui ti è scattato a quando vedrai la fotografia. Quindi durante questo lasso di tempo tu hai più, cioè cambi anche dentro di te. Magari quello che provavi nel momento in cui hai scattato, magari avevi alcune determinate situazioni emotive. Successivamente nel vedere lo scatto successivo ne hai altri, quindi c'è anche un'evoluzione, quindi un qualcosa che ora manca, cioè ora siamo abituati ad avere tutto e subito, e questo secondo me danneggia un po' quello che è anche l'aspetto psicologico della persona. Invece questa attesa, questo aspettare, questa voglia di vedere incuriosisce, appassiona ancora di più e rende forse più accentuato anche l'amore per in questo caso per la fotografia. Una volta c'era quando si scattavano le foto, no? Quindi con il classico rullino c'era l'attesa poi di vedere come erano venute le foto, non avevi la possibilità di farlo, quindi andavi dal fotografo a prendere proprio la scatola o la busta con dentro le fotografie e i negativi. Ecco, questo è una cosa molto poetica, quindi c'è della poesia, quindi un binomio perfetto tra silenzio, poesia, parole, letteratura. Quindi penso che questo progetto sia stato realizzato veramente con quell'attesa di cui parlavi poco fa. Una domanda ce l'ho sia per Francesco che per Domenico, la stessa magari, ecco, rispondiamo a turno, perché in un meridione dove i progetti fotografici, dove l'arte, dove la letteratura viene vissuta poco, almeno così si pensa, è difficile oggi poter essere finanziati da determinati progetti, è difficile investire sulla propria passione. Potrebbe non essere così? C'è una rivoluzione oggi nel modo di pensare del meridione d'Italia? Siamo veramente così trascurati dal punto di vista dell'arte, oppure c'è una rivalutazione del messaggio culturale? Prima Domenico, poi Francesco. Questa è una domanda abbastanza interessante, perché è difficile andare avanti, soprattutto nel mondo dell'arte. Non siamo tutelati, non l'abbiamo visto in questo periodo anche che abbiamo vissuto, in cui si è parlato di tutto tranne di arte e degli artisti. È un percorso, come dicevo, difficile. Si può intraprendere, si può cambiare, quindi non dobbiamo abbandonare questa idea perché troviamo delle porte chiuse, perché abbiamo magari meno possibilità e opportunità di quelle che hanno al nord. Quindi quello che io ho sempre detto è quello di lottare per il nostro territorio, di restare a lottare, perché piano piano, secondo me, siamo delle piccole gocce che messe insieme possiamo costruire, fondare così anche il mare, no? Come si può dire. Quindi penso a chi crede in questo percorso, perché ci devi credere, l'arte non è un lavoro, è una passione, quindi a chi crede in questo percorso dico di lottare, di spingere, di andare avanti, perché prima o poi il momento arriva. Proprio per questo ne approfitto anche di parlare del collettivo che noi abbiamo fondato e che si chiama F Collective, è un collettivo fotografico. Perché nasce questo collettivo? Per questo motivo, perché abbiamo visto che sul territorio c'è una mancanza di cultura della fotografia. Con questo collettivo ci siamo uniti, siamo quattro fotografi che abbiamo lo stesso pensiero fotografico, quindi la fotografia concettuale, ci siamo uniti per creare ed essere un piccolo ingranaggio che porti avanti un insieme di altri collegamenti. Quindi noi abbiamo portato nomi anche importanti della fotografia in Calabria, l'abbiamo fatto a spese nostre. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto con i corsi che facciamo, dei corsi di fotografia, mettiamo dei soldi da parte e investiamo nelle persone. È un collettivo abbastanza seguito, le persone ci stimano proprio per questo, perché lo facciamo con passione, quindi noi ci rimettiamo economicamente, ma ci arricchiamo diversamente, che è quello che è la cultura.
Però una cosa interessante, poi passo la parola a Francesco riguardo alla domanda precedente, è proprio questo, il non sentirsi forse anche tutelati da quelle che sono le istituzioni italiane, che magari vedono l'arte o la cultura non come forme di lavoro, perché mi viene da pensare, sì, i corsi, comunque quanto uno può ricavare dai corsi, però effettivamente far venire dei nomi importanti qui da noi o in qualsiasi altra regione italiana a spese proprie non è facile, immagino la spesa del viaggio, vitto, alloggio, e c'è tutto un percorso dietro che chi ha un'associazione, chi ha un gruppo che lavora onestamente sa che questo deriva proprio da spese sacrificate. Quindi sarebbe bello, forse un po' utopico, se chi ci sta ascoltando in questo momento, parliamo alle istituzioni politiche del territorio calabrese, ma non solo, a quelle italiane, poter in qualche modo finanziare questi giovani progetti, perché forse non sono perduti, ecco, non è un finanziamento in qualche caso, un investimento perso, no Domenico? Assolutamente no, è un investimento perché tu porti avanti il ragazzo che resta al sud, cioè io sono nato qui, perché devo andare fuori o all'estero per poter esprimere la mia arte, per avere uno stipendio da artista, no? Per quindi vivere per la mia arte, quando invece si può fare anche al sud. Purtroppo non è facile trovare delle persone aperte a questo, però credo, penso, nonostante io siano anni che ci sto provando, sono quasi 20 anni che vado avanti su questo percorso, anche se attualmente ancora non è cambiato nulla, però penso che prima o poi arriverà quella persona che sarà interessata a portare avanti l'arte, perché io vedo, lo vediamo un po' tutti quanti, soprattutto sui social, che ci sono tantissimi ragazzi che hanno il loro talento, hanno il loro modo di esprimersi diverso dalle persone comuni, quindi possono farlo con la letteratura, con la fotografia, con la pittura, con la scultura, con l'illustrazione, come abbiamo detto prima. Quindi chiediamo a chi vuole, a chi ne ha voglia, a chi crede in questi progetti, di aiutarli, di finanziarli, di investirci. Investirci, esatto. Che è molto importante, si potrebbe fare. Invece Francesco, ricollegandoci un po' a questo discorso, quindi investire sull'arte, investire sulla cultura, sulla lettura è fondamentale, quindi quanto potrebbe essere anche nobile, no? È nobilitante per la nostra terra investire su un determinato settore oggi lasciato da solo. Certo, in primis sottoscrivo ogni singola parola pronunciata da Domenico, perché condivido in toto quello che è il suo pensiero. In secundis bisogna investire sul nostro territorio e soprattutto sulla cultura e sull'arte. Come ha detto poc'anzi Domenico, perché io devo scappare in un'altra regione, devo scappare in Nord Italia? Ecco, questa fuga di cervelli, che sia un ingegnere, che sia un medico, che sia un fotografo, come nel caso di Domenico, deve rimanere, non dico circoscritta, ma deve ripartire dal sud. Noi artisti, Domenico, io, ma tantissime altre persone, stiamo cercando di investire le nostre forze, il nostro impegno qui per la nostra terra. Io dico che, come abbiamo bisogno dei medici, abbiamo bisogno degli ingegneri, abbiamo bisogno degli informatici in Italia, abbiamo bisogno anche di artisti, abbiamo anche bisogno di promotori della cultura. Quindi alle istituzioni il mio appello, insieme a quello di Domenico, è di investire nella cultura e nell'arte, di dare la possibilità di un riscatto sociale, lavorativo, perché purtroppo ancora oggi c'è un cattivo malcostume che ci etichetta, siete degli artisti, non avete voglia di lavorare, invece l'arte, la cultura è un lavoro vero e proprio. E io penso che se non avessimo queste due cose, la vita sarebbe triste, la vita sarebbe triste e il mondo sarebbe meno colorato, perché l'arte e la cultura ci arricchiscono personalmente a livello di animo, e sì, bisogna investire, ma al tempo stesso bisogna ripartire dalla nostra terra, credere soprattutto in quello che si fa. Come ha detto prima Domenico, ci sono tanti ragazzi anche sui social, ecco, l'arte e la cultura corre sui social, ci sono tanti ragazzi che stanno cercando di avere le voci in capitolo, sono dei veri e propri talenti, quindi
le istituzioni devono sollecitare un ampliamento e permettere questa ascesa artistica, soprattutto a chi magari non ha quella giusta spinta perché non crede abbastanza in se stesso o magari non è incoraggiato giustamente e allora tende a chiudersi a riccio. Anche per questo, ricollegandomi al libro di Domenico, Domenico è un grandissimo professionista con un percorso davvero decennale alle spalle e nel silenzio rappresenta in ordine di arrivo un ultimo step, ma non quello definitivo. È stato anche un modo per valorizzare ancora di più quello che è il lavorio di Domenico incessante, in modo tale anche da far ritornare alla ribalta quella che è la nostra terra. Spero che nel silenzio infatti sia promotore nonché il modello di riferimento, ecco, il famoso faro della notte che svegli tante coscienze sia istituzionali sia di quei ragazzi che vogliono esordire, realizzare le proprie aspirazioni artistiche e trovare il proprio posto nel mondo. Parlando di ragazzi, che possa essere d'esempio a chi ha voglia di mettersi in gioco, Domenico ha svolto seminari all'Università Magna Grecia di Catanzaro e insegna come esperto nella microspecializzazione in fotografia presso alcuni istituti superiori. Il mondo dell'istruzione, in questo caso quando si parla di fotografia, Domenico, come si svolge, come è messo oggi? Se si volesse insegnare fotografia in accademie, in scuole, cosa bisognerebbe fare? Il percorso che si intraprende adesso per chi si avvicina al mondo della scuola e nel settore della fotografia, nel mio caso, è quello di studiare all'Accademia delle Belle Arti, che ti dà il titolo poi per accedere alle classi di concorso in cui si studia anche questa materia. Il percorso mio è nato dalle scuole superiori, quindi come esperto in microspecializzazione, perciò in fotografia. Pian piano si è evoluto anche col mio studio, fino ad arrivare ora dove sono, all'Accademia di Belle Arti Figlia di Vibo, dove insegno fotografia. In quel caso è un passaggio successivo, cioè ora mi sono avvicinato a quelle persone che studiano questo il mondo dell'arte. Naturalmente le scuole superiori sono tutti ragazzi ancora da formare, quindi durante il loro percorso cambiano strada o si appassionano a tutt'altro, cosa che invece non succede nell'Accademia delle Belle Arti, perché una persona che si iscrive in accademia studia arte naturalmente e quindi è appassionata in vari settori, tra cui quello del mondo della fotografia. E io per questo prima dicevo anche delle istituzioni, perché ci sono in queste accademie dove ci sono tantissimi ragazzi che hanno questi talenti, tantissimi ragazzi che hanno voglia di imparare e quindi è naturalmente di esprimere con la loro arte il loro modo di comunicare. E questo è l'unico aiuto che abbiamo qui in Calabria, è proprio questo, cioè l'istituzione. Partiamo dalle scuole superiori con l'indirizzo grafica e comunicazione, tra la quale c'è la materia di fotografia, fino ad arrivare, come abbiamo detto prima, all'Accademia delle Belle Arti, in cui lì tu studi pittura, fotografia, scultura e così via. Quindi quello che consiglio è di iscriversi, per chi vuole intraprendere questo percorso, di iscriversi in un'accademia, di formarsi attraverso un'accademia, di conoscere i docenti che fanno parte di queste accademie, che sono docenti naturalmente che nella loro vita fanno anche gli artisti, la maggior parte, quindi loro aiutano tantissimo raccontando, o meglio, ascoltando qual è stato il loro percorso di vita, quindi come sono arrivati all'insegnamento, quali sono state le mostre che hanno fatto durante il loro percorso, perché è importante anche avere un buon curriculum, cioè crearsi il curriculum come? Facendo delle mostre in tutta Italia, partecipando a dei concorsi, naturalmente cercando di vincerli perché è quello che poi ti porta più punteggio. Io ho fatto un po' tutto questo percorso, ripeto, sono 20 anni che faccio questo, quindi ho fatto mostre in Italia, ho vinto dei concorsi e sono arrivato ad entrare in una graduatoria per l'insegnamento nell'accademia proprio grazie a questo punteggio, perché il punteggio non è quello di vincere un concorso, quindi di studiare e basta, no, il punteggio te lo dà anche quello che tu hai fatto nella tua carriera, quindi il merito che hai per arrivare a quello che è il tuo ruolo. Hai avuto anche dei riconoscimenti importanti, tu non tendi a dirlo, ma li hai avuti. Sì, sì, assolutamente. Ringrazio anche di questo che mi ha formato, scusa ti interrompo, il docente di fotografia dell'Accademia Belle Arti, il professor Ciruzzo, che è anche grazie a lui che sono arrivato a questo livello.
Bene, prima di concludere questa chiacchierata, io volevo leggervi una piccolissima frase che secondo me racchiude un po' quello che è il mondo di Nel silenzio di Domenico Mendicino. Nessuna immagine giunge a noi senza meditazione. Se ci pensiamo bene, realmente è così. Spendiamo due parole proprio sul concetto di meditazione. La domanda è abbastanza profonda questa, nel senso che ognuno di noi abbiamo il nostro modo di leggere, cioè di arrivare fino in fondo guardando un'immagine. Quindi non c'è un libro da studiare di ciò che è come raggiungo questo livello di meditazione. Quindi quello che è di fermarsi dalla vita caotica che viviamo tutti i giorni, guardare con attenzione l'immagine, leggere quello che c'è attraverso una fotografia, che non è solo quello, l'aspetto visivo, cioè quello che vediamo in quel momento, perché la fotografia arriva quando tu ti soffermi e inizi a vedere dei dettagli, quindi guardare oltre a quello che è l'aspetto estetico dell'immagine. Quel guardare e osservare i dettagli, cioè arrivare nel profondo di un'immagine, come lo fai? Lo fai cercando in te stesso, quindi isolandoti da quello che c'è nel contorno, isolandoti nel tuo silenzio, meditando e pensando a quello che è stato il tuo percorso, o soprattutto conoscere e avere una consapevolezza di quali sono i nostri sentimenti, quindi qual è la nostra sensibilità, che varia, cambia da persona a persona. Beh, perfetto per quest'estate, il libro Nel silenzio, che si concilia benissimo con una forma di relax, anche se si vuole prendere un distaccamento da quella che è la vita frenetica di tutti i giorni, lo abbiamo avuto con il periodo che è appena trascorso, ancora siamo in una fase molto delicata, però è anche vero che quest'estate possiamo anche concentrarci moltissimo su noi stessi. Allora, quindi acquistiamolo sotto l'ombrellone, ce lo leggiamo, oppure in un paesaggio di montagna, io ce lo vedo benissimo. Ringrazio Francesco Grano per il suo intervento profondo, molto meditativo direi, e ringrazio Domenico Mendicino, Nel silenzio.